Ciao, vediamo come allineare una o più forme all'interno di uno spazio di lavoro in modo assolutamente preciso, utilizzando però le forme come oggetti chiavi di riferimento per l'allineamento e la centralità. Questa è una funzione che ci può tornare davvero molto utile, soprattutto se dobbiamo realizzare ad esempio un manuale operativo delle guidelines per un brand, oppure anche all'interno di una grafica, una singola grafica, una tavola di lavoro con dentro più forme e abbiamo la necessità di allineare e centrare verticalmente, orizzontalmente, sulla base alta o sulla base bassa dell'interfaccia, uno o più forme rispetto a dei punti di riferimento specifici e personalizzati. Ed è questa la chiave. Il punto di riferimento per allineare una forma può essere addirittura personalizzato e non necessariamente un punto di riferimento standard a cui siamo abituati con Adobe Illustrator. Vediamolo nello specifico. Abbiamo disegnato qui tre forme, ognuna delle quali ha un colore. Chiaramente adesso andiamo a selezionarle tutte. Dopodiché apriamo il pannellino Allinea. Possiamo averlo aperto magari in anteprima qui e lo troviamo nella parte laterale, oppure possiamo aprirlo dal menu Finestra Allinea. A questo punto vediamo qui diverse opzioni di allineamento: la possibilità di allineare gli oggetti nell'area di lavoro, la possibilità di distribuirli in base a delle posizioni specifiche. Ovviamente possiamo anche distribuire la spaziatura, cioè la distanza tra le singole forme, e la modalità di allineamento, ossia possiamo allinearli in base alla tavola da disegno, cioè il contenitore macro che le contiene, oppure in base alla selezione, come in questo caso, oppure in base all'oggetto chiave, che è la caratteristica che andremo a esaminare in questo video. Molto molto utile. Una volta che abbiamo selezionato le nostre figure, con la selezione attiva, con tutte le forme all'interno della selezione, andiamo a selezionare una di queste forme, quindi andiamo a fare un ulteriore clic, per esempio sul quadrato nero in alto a sinistra, e vedete come automaticamente si attiva l'allineamento rispetto all'oggetto chiave. Che cosa stiamo facendo? Il quadrato nero è diventato l'oggetto chiave e sarà il punto di riferimento di allineamento di tutte le forme restanti, quindi la forma ellittica arancione e il cerchio verde. Se infatti andiamo nella parte alta del pannello Allinea e andiamo ad allineare orizzontalmente al centro le due figure, vediamo come la sfera ellittica e il cerchio verde si allineano centralmente rispetto al quadrato, che diventa appunto l'oggetto chiave di riferimento per l'allineamento. Idem se andiamo a fare appunto altri tipi di allineamento, per esempio orizzontale a destra, come vedete, si allineano tutte rispetto all'asse di destra verticale, sempre definito dall'oggetto chiave, che in questo caso è il quadrato centrale, oppure allineamento orizzontale a sinistra, sempre rispetto all'asse verticale di sinistra. Chiaramente ci accorgiamo che una forma diventa un oggetto chiave di riferimento per allineare le altre forme grazie alla sua doppia selezione, o meglio viene particolarmente marcato il bordino della figura di riferimento che diventa oggetto chiave. La stessa cosa succede anche se noi volessimo, per esempio, distribuire gli oggetti nell'area di lavoro selezionata attraverso un riferimento che è un oggetto chiave, cioè una delle forme diventa oggetto chiave di riferimento per allineamento e la distribuzione degli oggetti. Abbiamo selezionato le tre figure, facciamo un ulteriore clic, per esempio sul cerchio verde, e andiamo a distribuire gli oggetti, ad esempio in modo verticale al centro. Ed ecco qua, le altre due figure rimanenti si distribuiscono in modo centrale e verticale rispetto all'oggetto chiave, che in questo caso, come possiamo vedere dal bordo marcato, è il cerchio verde. Andiamo invece a selezionare come oggetto chiave di riferimento per l'allineamento la forma ellittica arancione. Come vedete il bordo si fa più marcato, ovviamente assicuriamoci che la selezione di tutte le forme sia sempre attiva. Andiamo invece a definire un altro tipo di allineamento, per esempio allineamento verticale in basso, e come vedete si allineano in modo verticale però sulla parte bassa dell'oggetto chiave. Chiaramente il modo migliore per comprendere questo strumento è esercitarsi in base a quelle che sono le varie possibilità fornite, e ne sono tante. Ma vediamo all'atto pratico come può tornare utile questo strumento, per esempio all'interno di una tavola che fa parte di una guidelines, quindi delle linee guida di un brand. Immaginiamo di avere una tavola con all'interno un logo e di volerlo allineare al centro in modo rapido e veloce con un click. Andiamo quindi a selezionare lo sfondo, che in questo caso è un riquadro con un colore, e nello stesso tempo andiamo a selezionare anche il loghetto. Quindi andiamo a ricoprire la selezione con il mouse, facendo rientrare nella selezione sia lo sfondo di riferimento, il riquadro, che il logo. Quando entrambi gli oggetti sono selezionati, andiamo a fare un ulteriore click, in questo caso sul riquadro di sfondo, che diventa quindi l'oggetto chiave di riferimento per l'allineamento del logo. Desidero allinearlo in modo orizzontale al centro e in modo verticale al centro. Ed ecco qua, il logo è perfettamente centrato in due clic all'interno del riquadro che lo ospita. Ora puoi davvero sbizzarrirti con questa tecnica di allineamento grazie all'oggetto chiave di Illustrator, ma se vuoi davvero approfondire altri trucchetti, stratagemmi e scorciatoie di utilizzo per migliorare il tuo flusso di lavoro e per potenziare la tua conoscenza di Illustrator, allora non perderti questo video che ho realizzato e in cui ti mostro 6 piccoli segreti che devi assolutamente conoscere su Adobe Illustrator. Ciao, grazie e al prossimo video!